Radio Radicale con Alessio Villarosa, membro della Commissione Finanze ed esponente del Movimento 5 Stelle, per parlare delle banche di credito cooperativo, su cui oggi si discutono le pregiudiziali di costituzionalità. Un provvedimento che però ha aperto anche un fronte di discussione all'interno dello stesso Partito Democratico, dove esistono posizioni diverse sulla costituzione di questo grande polo bancario e soprattutto sulla nota questione dei 200 milioni. Allora, voi come pensate di poter bloccare questo provvedimento, in base a quale norma costituzionale mirate a fermare il decreto del governo? Purtroppo, e dico purtroppo perché in questo Parlamento ormai si fa questo abuso enorme dei decreti legge, sono tanti gli articoli della Costituzione violati, naturalmente il 77 e l'87, ovvero quelli che regolano il decreto legge, per un semplice motivo: si dà di nuovo 18 mesi di tempo a queste banche di credito cooperativo per riformarsi. La necessità e urgenza non può essere, non può avere come presupposto 18 mesi di tempo. In più vengono violati gli articoli, il 45 della Costituzione, che riguarda la forma cooperativa, cioè queste BCC avranno una holding che sarà un SPA, quindi una società per azioni, che potrà essere aggredita anche da fondi speculativi stranieri di qualsiasi tipo. Questo significa distruggere il sistema di credito cooperativo, anche perché le più grandi, quelle con più di 200 milioni di euro di patrimonio, potranno essere trasformate direttamente in SPA. Lo Stato si prenderà il 20% mediante una tassa straordinaria che aggredirà le riserve che in questi anni sono state messe da parte in base all'articolo 45 della Costituzione, per finire poi a dei fondi mutualistici. Quindi lo Stato aggredirà questo 20%, in più se ti trasformi in SPA viene cancellato l'articolo 17 del decreto che regola la forma cooperativa, e praticamente cosa accadrà? Che quelle riserve, quei fondi che una volta liquidata la banca in caso di chiusura, fallimento, qualsiasi altra motivazione simile, dovevano finire ai fondi mutualistici, quindi per il bene della cooperazione, per il benessere sociale, potranno essere invece di proprietà acquisite dagli azionisti, dai nuovi azionisti. Allora, uno delle motivazioni addotte dai sostenitori di questo decreto è il fatto che questa volta c'è stata una maggiore concertazione con le banche di credito cooperativo rispetto alla precedente volta, quando con le banche popolari, quando c'è stata questa trasformazione in SPA, è avvenuto tutto un po' più alla svelta. C'è questo elemento a discarico del governo? Ah, punto primo, non c'era il limite dei 200 milioni di euro, quindi il governo... È stato inserito alla fine, no? All'ultimo momento. Esatto, quindi il governo alla fine alla sua ce l'ha messa, e come, anche perché è il punto, diciamo, più importante del decreto. In più c'è anche questa trasformazione, alcune parti, alcuni punti del codice civile vengono esclusi e quindi rendono ancora più aggredibili le banche di credito cooperativo, e nella riforma di Federcasse non c'era. Un'altra cosa, perché non fare un disegno di legge? Perché fare un decreto legge? Cioè, alla fine il governo dice di voler lasciare le banche fare una loro proposta, però poi fa un decreto legge. Si poteva fare tranquillamente un disegno di legge, c'erano i 18 mesi di tempo, già si iniziava a lavorare su alcune norme e si andava avanti. Quindi non sono le solite scuse. Se voi vedete le premesse di questo decreto legge, vi renderete conto che tutto quello che scrivono poi non ha nessuna base nei fatti concreti, nel provvedimento. Il fatto di non... che non esistano più poi in futuro banche di credito cooperativo è un attacco alla libertà d'impresa finanziaria? Anche l'articolo 41, la libertà di iniziativa economica, anche quello viene stralciato come articolo della Costituzione. Ma in più, guardate, queste banche di credito cooperativo che lavoravano nel territorio, che erano obbligate a finanziare i soci, quindi le imprese del territorio, oggi diventeranno SPA e potrebbero diventare anche una Deutsche Bank, che ha 530 miliardi di depositi e ha 554 mila miliardi di derivati, di titoli che potrebbero far scoppiare una banca del genere. Cioè, noi vogliamo che le nostre banche investano nelle piccole e medie imprese, o vogliamo che comprino porcheria che poi fanno scoppiare le bolle speculative che abbiamo visto in questi anni? Bene, allora noi vedremo come andrà la discussione. Intanto la ringrazio l'onorevole Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle.